Ci sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fablier, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83. www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. Sulle alture delle colline calabresi, da un attento lavoro di raccolta che unisce tradizione e innovazione, nasce il pregiato olio extravergine d'oliva che il Frantoio Perre fornisce dal 1964. Frutto caratterizzato da un basso valore di acido oleico e dal gusto deciso che lo rende un prodotto scelto in tutto il mondo. Olio Perre, un viaggio per il tuo palato. Contattaci subito per informazioni. Quanto strade e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa, e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada con i piedi che dolino e lo cuore che si squaglia come gira. I morti non soffrono più, il vento non li travaglia, la fame non li uncina, la sete non li esaspera, giacciono rigidi in pace, a mille, a mille e a mille. Sono morte spoglie, non san più nulla, non chiedono più nulla, aspettano solo un poco di terra che li ricopra, una croce di legno. Non riprenderanno forse neanche il loro nome. Come identificare una folla di cadaveri? Si confondono nel vasto silenzio della fine. Tra le rovine di Messina, di Reggio, di Palmi, di Bagnara, restano dei superstiti. Ci sono ancora degli uomini che respirano sotto i monti di Rottami, degli uomini pesti, laceri, imprigionati, che da 3 giorni impazziscono vedendo oscillare avanti alla loro mente stravolta la speranza e la disperazione. Affamati, assetati, spasimanti per le piaghe che si incancreniscono, questi sepolti vivi sentono a pochi metri, a pochi centimetri da loro passare il calpestio della fuga, suonare le voci degli uomini che vorrebbero salvarli e che chiamano fiocchi e non odono risposta, o raccolgono poche parole rotte che si perdono dentro le macerie. Altri superstiti si aggirano seminuti, laceri, col pallore sul viso e l'orrore nelle orbite. Cercano, graffiano i massi, frugano con le mani impotenti tra i cumuli, chiamano, chiedono a Dio, al destino, agli uomini, l'elemosina di un indizio che li guidi a trovare i loro cari. Hanno le membra intirizzite e le fauci che bruciano, chiedono un sorso d'acqua. Altri superstiti fuggono via, s'affollano sulle banchine in attesa dei piroscafi. Si riconoscono, si parlano, si contano.
le reliquie delle famiglie si raccolgono. Con questa tragedia dell'anima, i nuovi zingari della sventura trascinano via per il mondo i brandelli superstiti della loro esistenza. Nessuna speranza hanno più. Tutto è stato loro tolto, tranne quel tremulo lume di vita, quel po' di respiro affannato, quel cuore stanco. Renato Simoni, Corriere della Sera, 1 gennaio 1909. Campo Calabro riporta la memoria al periodo bizantino per le testimonianze tramandate nei secoli e per la presenza di contrade come Matiniti, Pirgo, Silipà, Scadà, Lionte e altre. Poi all'epoca normanna, quando intorno al 1050 si costituirono i feudi e Campo Calabro era inglobato in quello di Fiumara. Qui si trovano testimonianze di epoca romana, specie nella zona di contrada chiusa da Adorno, dove sono stati trovati reperti archeologici. Un territorio importante per l'epoca perché attraversato dalla via romana Annia Popillia che da Melia raggiungeva lo stretto, tanto che l'amministrazione comunale, l'Università Mediterranea e il club per l'UNESCO locale hanno concordato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di valorizzare quanto rimane di questa interessante testimonianza. Riprendendo il cammino storico della cittadina, da notare che solo ad inizio secolo XVII comincia ad assumere le caratteristiche di comunità organizzata e nel 1701 viene eretta la chiesetta dedicata a Santa Maria Maddalena e il paese, come attestato da alcuni documenti, annoverato come campo della baronia di Fiumara di Muro. Ciò perché Campo Calabro era esposto alle scorrerie dei Saraceni e quindi non si costituì mai un vero centro abitativo, ma solo case sparse. Nell'Ottocento subì l'occupazione francese con Gioacchino Murat e con la scomparsa di Ruffo divenne comune autonomo. Nel 1908 il cataclisma, il terremoto che distrusse Reggio, Messina e i paesi limitrofi, anche Campo Calabro tra questi. 37 secondi indescrivibili di terrore, di distruzione e morte. Una tragedia senza fine. Campo Calabro è distrutta. Lo spettacolo che si presentava ai soccorritori era terrificante. Grovigli di assi, barili, cadaveri, piante, carri, carogne apparivano agli allibiti soccorritori. Il tutto era impastato di melma e fango. Buonasera, bentrovati amici telespettatori. Ritorna Radici al giovedì sera, siamo in un luogo particolare. Torniamo indietro nel tempo, andiamo al 28 dicembre del 1908, un fragore terribile squassa quella mattinata di quel giorno, il paese viene completamente raso al suolo, contemporaneamente dopo pochi minuti, delle onde di maremoto, di tsunami si abbattono sullo stretto e nei paesi limitrofi, seminando dappertutto morte e distruzione. Siamo a Campo Calabro, è stato completamente devastato e ricostruito dopo quell'immane sisma. Oggi vi racconteremo una storia relativamente giovane. Venite con me.
Buongiorno Domenico Idone, un segretario. Buongiorno, buongiorno. Un segretario di Campo Calabro, buongiorno, vero no? Della scuola media di Campo Calabro. Della scuola media di Campo Calabro. Ora istituto comprensivo. Sei un segretario? Un segretario. Primo segretario di Campo Calabro, della scuola media di Campo. Dobbiamo raccontare un episodio importante di questo comune. C'è una grande manifestazione quando Campo finalmente acquisisce l'autonomia. Prima di acquisire l'autonomia. Quando è successo? Che anno era? E allora era nella primavera del 1948. Io avevo appena 6 anni quasi. E mi trovavo in quella vasca là, che posizionata era al centro della piazza qua, ora è spostata, e giravo attorno alla piazza. Giocavi? Giocavo, girando attorno all'orlo della vasca, no? Per passare il tempo. A un certo punto vedo spuntare a poco, mano a mano, delle persone, contadini con le zappe, fabbri, sarti, tutti gli artigiani del paese. La piazza si è riempita immediatamente. Da quell'angolo della piazza vedo spuntare il professore Vittorio Calvari con una bandiera rossa. E a un certo punto poi si forma un corteo che da questa piazza va via Vincenzo Ranieri, gira, si incrocia con la via Sant'Angelo, dove c'era la cabina della corrente elettrica, gira a destra e percorre la via Tenente Calimi, opposta al comune. All'incrocio gira a destra. Perché tu mi stai facendo tutto il percorso? E praticamente all'incrocio con la via Risorgimento, questo corteo sempre andando avanti dicendo vogliamo l'autonomia, vogliamo l'autonomia, tutti i contadini. Una manifestazione, come dire, una manifestazione di protesta, sì. Tutti, andiamo pure in piazza, tanto non sta piovendo. Tutti i contadini battendo sempre con una pietra sulla zappa o facendo rumore. A un certo punto spunta la polizia, i camionetti della polizia che bloccano questo corteo. Non era autorizzato? Non era autorizzato, perché non era stato autorizzato. Era stato organizzato dalla riunione del lavoro, della Camera del Lavoro. È stata una cosa comunque spontanea. poi praticamente si è conclusa in questa piazza. L'hanno fatto concludere. Finita la luce bianca. Comunque da quello è stata poi che l'onorevole Geraci ha fatto poi una proposta di legge perché Campo Calabro divenisse autonomia. Da lì partiva. Ma prima, siccome tardava a venire questa autonomia, ad essere concessa, gli abitanti di Campo si sono mossi perché c'è stato 1948, e allora Campo era frazione di Villa San Giovanni. E c'è stato un comitato formato dal professor Giuseppe Scopalliti che hanno fatto poi. Che era il sindaco praticamente? No, poi è stato il primo. Lo divenne dopo. Ovviamente lui era capo di questo comitato, hanno raccolto le firme, le hanno portate alla prefettura, alla provincia. Abbiamo più o meno capito. Dopo 2 anni avviene. La concessione finalmente. La legge è stata approvata e dal 10. Si diviene come? Ti ricordi il giorno? 15 gennaio, gennaio del 50. Come è stato festeggiato? Un evento qua in questa piazza era piena di persone. Tutta Campo è arrivata qua. Finalmente abbiamo avuto la finalmente l'economia. Siamo comuni pure uno. Campo Calabro. Grazie mille. Prego. Thank you.
Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. È quasi inusuale. Buongiorno. Sei fuori dall'ufficio, no? Sì. Dal comune. E invece ci troviamo in un polmone verde, credo che avete qui all'interno del, sì, del vostro. Ma diciamo che Campo Calabro, per una serie di concomitanze legate alla sua storia e alla sua particolare posizione geografica, ha una vocazione per il verde che noi abbiamo cercato di implementare, di rappresentare e rafforzare come elemento identitario della nostra comunità, della nostra città. Questo è il Parco Verde. Il Parco Verde è stato costruito negli anni fra il 2014 e il 2016 ed è stato inaugurato proprio nel gennaio del 2016. È un'area che sorge praticamente nel centro del paese, come vedete, in una zona che era l'ex 164, quindi queste grandi aree che vennero espropriate ai fini della edilizia economica e popolare. Sullo sfondo vedete il nostro quartiere IACP, adesso ATERP, qua accanto, sì, però diciamo che è un quartiere che mantiene una sua, in genere il termine, l'espressione case popolari è un'espressione che noi siamo abituati ad associare al degrado e alla povertà urbana, invece noi abbiamo avuto la fortuna di poter inserire, grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che si sono succedute dal 1964, dai tempi del sindaco Creaco che espropriò l'area, siamo riusciti a costruire all'interno del paese con una continuità che ha del miracoloso alle nostre latitudini, con una continuità amministrativa quindi attenta, fatta di scelte conseguenti e successive che ci hanno portato a realizzare nel centro del paese questo grande polmone verde. Un polmone nel verde di Campo Calabro che è già verde di suo, quindi una superficie molto ampia con dei viali nella quale sono piantumate più di 40 specie arboree diverse, con un laghetto artificiale che piano piano nel tempo si è trasformato in un habitat, in un microclima nel quale convivono in maniera armoniosa i pesci, le trote, le tartarughe e anche gli aironi cinerini che sono sono degli uccelli che in genere si sistemano sulla cima di quegli alberi alti e trovano il momento e l'occasione per fare prede all'interno del nostro Parco Verde, per cui diciamo un vero e proprio habitat, un microclima che noi cerchiamo di curare al meglio delle nostre possibilità. Senta, c'è un'area giochi, come vedete. Sì, ho visto. Cambiamo un attimo argomento. L'abitante di campo come si chiama? L'abitante di campo si chiama campese, se lo diciamo in italiano, si chiama campoto, se lo diciamo in dialetto. Campoto. Sì. Che carattere ha Campoto? Beh, diciamo che la nostra è una comunità che ha fondamentalmente due caratteristiche, quella della generosità e quella dell'accoglienza. Non siamo un paese dell'entroterra, siamo un paese di confine, d'altronde lo stesso nome Campo della Maddalena, che era il vecchio nome del comune di Campo Calabro, racconta ancora non tanto del santo, quindi di Santa Maria Maddalena che venne identificata come patrona della parrocchia e titolare della parrocchia nel 1600, ma quanto dell'imen romano. Questi sono i luoghi nei quali la cultura romana, quella delle province, si incontrava con la cultura grecanica, la cultura greco-bizantina. Siamo un paese di confine intanto perché siamo il crocevia del Mediterraneo, a poche centinaia di metri dalle rive dello stretto di Messina, dietro il centro polifunzionale nelle belle giornate, che si possono vedere i profili dei Monti Peloritani, quindi siamo un posto che proprio per queste caratteristiche è un posto abitato da persone che hanno la caratteristica dell'accoglienza e della generosità. Senta, io da visitatore, oltre al parco, a campo, che cosa mi devo aspettare? Noi abbiamo una serie di eccellenze che abbiamo costruito nel tempo e quindi ci siamo sudate, non le abbiamo
ahimè purtroppo ereditate dai nostri padri. Questo è un luogo che è stato completamente distrutto dal terremoto del 1908. Tutto ciò che c'è, tutto ciò che siamo riusciti a valorizzare è frutto del lavoro successivo dei nostri padri, che hanno avuto il coraggio di ricominciare. Questo è un luogo che è stato completamente distrutto dal terremoto. La mattina del 29 dicembre del 1908 qua c'erano solo macerie, morti, feriti. Noi abbiamo ricominciato da capo e i nostri padri, ai quali siamo grati, hanno avuto la pervicacia e l'ostinazione di rimanere abbarbicati a questa terra. I superstiti di quell'alba cosa hanno raccontato di quella tragedia? Noi abbiamo avuto quasi 200 morti. Alcune cronache raccontano ancora di più. È viva nella nostra memoria il racconto e la narrazione dolorosa di quei giorni. Tenete conto che qua i soccorsi arrivarono 4 o 5 giorni prima del sisma. Le popolazioni calabrese vennero soccorse dai russi, dai marinai russi che erano l'equipaggio di alcune navi russe che erano alla fonda nella rada di Messina. Non c'era la protezione civile, non c'era nulla, l'esercito era dislocato in posti molto lontani da Reggio Calabria. Per cui c'era però la grande solidarietà, perché avevamo, delle raccolte, appunto. Abbiamo avuto questa fortuna di avere questi militari russi che piano piano aprirono la strada dei primi soccorsi, ma in un territorio che era già assolutamente depauperato dalla difficoltà quotidiana del vivere, un territorio di una arretratezza atavica, questo terremoto nei fatti ha segnato la fine di un'epoca, è il passaggio fra il Medioevo e la modernità. Quindi si parla adesso un medioevo che noi abbiamo avuto molto lungo, che arriva fino alla fine dell'Ottocento. Quindi tutto ciò che noi abbiamo adesso è tutto stato costruito dopo. Questo parco, l'architettura abbastanza ordinata del nostro centro, Palazzo della Maddalena, che voi avete visitato, è stato costruito immediatamente dopo il terremoto del 1908. Il paese venne ricostruito grazie alla generosità del Comitato Bolognese della Croce Rossa Italiana, che assieme ad altri 13 comuni dell'Emilia Romagna costruì proprio nel centro del paese un villaggio che venne appunto denominato Villaggio Bologna, le cui case, che erano in Pitzpine e in Eternit, vennero poi assegnate alle famiglie campesi, tant'è che noi nel 2019, a ricordo di questo gesto di solidarietà, abbiamo intitolato il quadrivio centrale del paese Largo Città di Bologna. Oggi siamo qui in un ambiente che è rinnovato solo ed esclusivamente nei luoghi, ma che rimane profondamente ancorato a questa memoria storica e alle caratteristiche identitarie del nostro comune. I Forti Umbertini, che hanno sempre vissuto una condizione assolutamente separata dal paese, perché era una zona militare che poi immagino visiteremo, sono un'altra eccellenza del nostro paese. Pochi mozziconi di storia emergono dal nostro passato, da quel passato disastroso. Il lavoro che stiamo facendo è cercare di racchiudere tutta questa memoria in un unicum che non è solo culturale, ma che è anche spirituale e che lavora a ridare a questo luogo l'identità orgogliosa che ha avuto. Grazie Sindaco. Prego. Buongiorno Antonino Sapone, giusto? Che buongiorno. Il promotore, l'autore di questa mostra che racconta in sintesi la storia di Campo Calabro. Sì, la storia di Campo Calabro è ovviamente oltre questi pannelli che cercano di riassumerla nella maniera più immediata possibile. La mostra è stata realizzata nel 2020 in concomitanza del 70° anniversario della ritrovata autonomia amministrativa. Quindi l'amministrazione ha voluto ricordare questa data e con l'occasione
l'occasione anche ovviamente fare una serie di manifestazioni, fra cui era compresa anche questa mostra che illustra le tappe principali di questi 70 anni. Campo Calabro è un comune relativamente giovane. Assolutamente sì. Andiamo a raccontare un po' la pannellatura, quello che c'è. Sì, la parte introduttiva parte da quello che c'era prima del 1950 ovviamente. Quindi abbiamo nel 1807, come per altri luoghi della Calabria, il riconoscimento da parte dei francesi dell'identità di comune. Abbiamo poi quindi anche un timbro di Cambro dell'epoca francese del 1812 e soprattutto, cosa molto importante, l'accampamento francese che venne realizzato su queste pianure tra Villa San Giovanni e Campo Calabro, in cui c'era addirittura il re Murat che stava cercando di conquistare la Sicilia e quindi prima si era accampato. Prima della morte a Pizzo, in sostanza. Sì, qua ancora godeva discreta salute e anzi era in fase propositiva, voleva invadere la Sicilia. E poi altre tappe della nostra storia, lo sbarco dei Garibaldini che sono passati, materialmente Garibaldi passò da Campo Calabro e dalla Fontana Vecchia, passò tutto una parte del suo esercito e poi andando più avanti il riconoscimento del nuovo titolo da Campo, come comune venne denominato Campo di Calabria nel 1864, questa è invece la chiesa antecedente al terremoto del 908, nella piazza che adesso non accoglie più la chiesa matrice, ma che è stata destinata ad altro uso, e poi dopo il terremoto del 908 il nuovo baraccamento con nel 911 l'erezione del monumento che ricordava i caduti nel 1908. Sappiamo quanti morti sono stati qui? Mi pare quasi 300, vado a memoria. Andiamo oltre? Sì, poi ovviamente qui stiamo parlando nel 50. Sì, nel 50, quindi abbiamo con una lotta politica che viene festeggiata in questa fotografia da parte dell'onorevole Geraci, viene riconosciuta questa autonomia che era stata persa nel 27 con la Costituzione della Grande Reggio e che nel 33, nonostante Villa San Giovanni fosse stata nuovamente eretta a comune, aveva fatto diventare campo frazione di villa. Quindi dal 27 ritorniamo autonomi nel 50. Questo è il gonfalone che viene approvato e che ricorda alcune delle principali caratteristiche di Campo Calabro: l'uva, perché siamo territorio da sempre di vino, il falco pecchiaiolo che è tipico di queste zone nella parte della sua migrazione primaverile, poi la quercia, forcia e ovviamente l'olivo. E qua ci sono una serie di documenti che ricordavano alcuni avvenimenti. Questa era la sistemazione dell'orologio del comune e della campana adesso annesso, qui ci sono una serie di relazioni sullo stato che trovò nel 1950 il commissario prefettizio, alcuni piccoli avvenimenti, tra cui ad esempio la traslazione dei caduti tedeschi che durante il 43 trovarono morte, durante i bombardamenti del 43 trovarono morte nel nostro territorio, di contraltare le scritte pacifiste invece del 1950 che ancora esistono, stiamo parlando dell'epoca della guerra di Corea, abbasso la guerra e viva la pace, e altre piccole ovviamente manifestazioni della vita politica, amministrativa e anche sociale di campo. Qui ad esempio abbiamo le elezioni amministrative, quindi con i vari schieramenti, con i vari manifesti dell'epoca. La vita di paese. È la vita di paese, però era la piccola vita del paese che di fatto rifletteva la vita nazionale, se vogliamo anche internazionale. Appunto, qua stiamo parlando di Molotov, addirittura di Togliatti. Quindi. E così via, ovviamente poi ci sono anche le prime elezioni amministrative del 52, la parte commissariale finisce con queste elezioni, quindi la nomina del primo sindaco. Il primo sindaco? Giuseppe Scopelliti. E poi che è stato per parecchi anni anche il sindaco di questo comune e poi una serie di altri documenti, ripeto, noi abbiamo cercato di fare un po' di tutto ovviamente nella esiguità della mostra, abbiamo cercato di toccare più argomenti, la piccola vita quotidiana, il vecchio ufficio postale, la vecchia strada come era stata con la vecchia cabina dell'Enel e alcune altre piccole documenti, i vecchi baraccamenti che sono sostituiti dagli orti di guerra che poi sono stati venduti alle famiglie assegnatarie e hanno determinato poi la nascita di altri paesi, alcune parti delle migrazioni, lo sviluppo demografico del paese, che come si vede è uno dei pochi nella zona collinare, non ovviamente della costa, che ha una progressione demografica continua, interrotta esclusivamente dal terremoto del 908 e nonostante l'enorme migrazione, che viene infatti segnalata nel censimento del 61, perché negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale ci fu un'enorme migrazione che solo negli anni 70 è stata una controtendenza. Sì, incremento demografico. L'abbiamo avuto l'incremento perché negli anni 70 poi molti di quelli che erano emigrati negli anni 50 e 60 sono rientrati e in più noi abbiamo un saldo positivo determinato anche dall'afflusso di popolazioni dell'interno, Fiumara e San Roberto soprattutto, ma anche molti da Reggio, da Villa e anche da Messina. Storicamente Campo è sempre stato un luogo di mezzo.
tra la montagna e la marina e spesso e volentieri un rapporto continuo e costante con la Sicilia più che con Reggio. Ha trovato un luogo ideale per dimorare. Un piccolo paradiso volendo. Ovviamente nel passato anche l'esistenza di culture pregiate come il gelseto e quindi l'industria serica e la vigna determinavano veramente un ottimo tenore di vita. Era un attrattore ovviamente. Allora, sempre nell'ambito delle mostre, delle attività culturali che volevano celebrare il 70° dell'autonomia ritrovata, autonomia comunale di Campo Calabro, due particolari iniziative si segnalano fra le altre. Nella piazza Martiri, antistante al nostro municipio, è stata collocata una capsula del tempo che dovrà essere aperta fra 30 anni in occasione del centenario dell'autonomia di Campo, in cui sia i ragazzi delle scuole elementari sia gli amministratori hanno lasciato traccia del loro passaggio e la consegna, diciamo, della loro memoria per le generazioni successive. Diciamo, molto scherzando si potrebbe dire che sarebbe stato più opportuno inviarla nello spazio, ma noi ci teniamo anche alle nostre radici in questo senso, vogliamo che queste generazioni successive abbiano traccia di questo evento del 70° e soprattutto possano ritrovare a distanza di una generazione quello che erano le testimonianze delle generazioni degli anni 2020. Nell'ambito sempre di queste manifestazioni poi l'amministrazione ha promosso questo libro del dottor Domenico Idone sugli amministratori e sulla vita amministrativa di Campo Calabro nell'ultimo settantennio, che ovviamente ha visto la partecipazione anche degli amministratori precedenti che sono ancora in vita e che ricorda tutte le attività amministrative e politiche principali di questo settantennio. Siamo in una frazione di Campo Calabro, si chiama Musalà, questa è la via Patafi, è uno dei pochi posti che è stato in qualche modo risparmiato da quell'evento catastrofico del terremoto del 1908. E in qualche modo si può capire che tipo di case ci potevano essere qui e di vita soprattutto. Andiamo a percorrere questa via. Siamo al Casale, si chiama così questo posto, siamo a Campopiale, uno degli altri punti storici che il comune ha, quello che è rimasto praticamente. Una delle poche testimonianze che è rimasta dopo il famigerato sisma.
preparato. Preparato. Abbiamo preparato pollo al forno. Ah, e basta. Usa cu, devo primo. Il primo chi? Un secondo un pollo. Spaghetti. Ah, e basta. Spaghetti. Ma voi stasera? Mangiamo troppo, poi non possiamo fare. Stasera? Stasera, Dio provvede. Dio provvede. Vi saluto. Dio provvede. Vi saluto. No. Buongiorno! Buongiorno! Fate una trasmissione? Che prepara sto volente? Che preparare? Lavorasto voglio o no? No, sono in pensione. Ah, siete e che facevo prima? Prima lavoravo con la ditta. Con che ditta? Con Sofria. Muratura, chi era? Impresa edile. Ah, muratura. E facevo murature. Quanto case facesti? A voglia. A pure che a campo? No, a campo no. A Scilla, altre ceste, altre la villa. E Scilla in poi, ho capito. No? No. E Scilla a capo. Da signora capo a che ti dà io a pure, capo. Pure un numero civico quando date voi, non solo nome e cognome. Caiva a Coca-Cola una volta. Ah, era buona Coca-Cola. Eh? Non bevevo Coca-Cola. A bevevo la Coca-Cola. Dentro lavoriamo 4 anni. 4 anni non ci fate una casa? No, restauriamo tutta. Ah, un stabilimento, ho capito. Come ti chiami? Come vi chiamate? Pasquale Micalizzi. Micalizzi? Che bello cognome che avete, Micalizzi. Cioè mi accarezzo, mi accarezzi, Micalizzi. Vi saluto. Avete visto e ascoltato dalla nostra pagina iniziale, il terremoto ha segnato profondamente questo territorio, questo paese. Qui per esempio la chiesa non c'era, sorgeva in un altro posto, spostata di fatto, è stato edificato quest'altra chiesa ed è intitolata Santa Maria Maddalena. Buongiorno, buongiorno Francesco Megale, giusto? Sì, piacere, buongiorno. Benvenuto a Campo Calabro. Grazie. E soprattutto nella nostra comunità di ecco, Santa Maria Maddalena. È una bellissima comunità, devo dire io sono coparroco attualmente con Don Nino Palmenta che ha vissuto qui da 40 anni, da più di 40 anni che è parroco e ha costruito una bella comunità. Io da 5 anni
collaboro con lui nel mandare avanti le attività, le numerose attività di questa bellissima comunità di Campo Calabro. Penso che hanno un culto molto forte per Sant'Antonio. Certamente, Sant'Antonio è qui conosciutissimo, c'è una congrega dedicata a Sant'Antonio dove quasi tutte, in tutte le famiglie c'è una persona che fa parte di questa congrega. La festa si celebra ovviamente il 13 giugno, ma qui ecco, per questioni anche legate al passato, al fatto che c'erano emigranti che ritornavano, è spostata sempre alla seconda domenica di luglio. Santa Maria Maddalena invece? Santa Maria Maddalena si celebra il 16 di luglio. È la patrona del paese. Sì, è la patrona, il 20 di giugno. Entriamo in chiesa a sto punto. Don Francesco, la chiesa è intitolata Santa Maria Maddalena, ci sarà una festa immagino. Sì, è la santa patrona di questa comunità, si celebra il 22 di luglio. La chiesa ovviamente è moderna, la vecchia chiesa non è rimasto nulla qui? Diciamo poco, è stata rifatta nell'83 mi sembra, sono state aggiunte le due navate e poi questo mosaico bellissimo, la cappella del Santissimo, il battistero, insomma di fonte battesimale, quindi si è stata insomma così ripresa e abbellita veramente con questi mosaici e stupendi. Tutto ciò che vetrate. C'era nella vecchia chiesa devastata dal terremoto non è rimasto pochissimo, nulla? Soltanto la navata centrale, insomma la struttura centrale, tutto il resto è stato cambiato. Il culto per Sant'Antonio da Padova in questa comunità era già nel 1700, mentre questa statua proviene di fatto dalla chiesa diroccata, dal terremoto che non era in questo punto, l'abbiamo ricordato prima, e ovviamente Sant'Antonio da Padova. Cominciamo, Don Francesco, dai paramenti sacri che vengono dall'altra chiesa, no? La chiesa antica. Appartenevano sempre alla congrega di Sant'Antonio questi paramenti che sono, come vedete, molto antichi e molto belli. Credo. Sì, sono ricamati a mano, ovviamente tutti di un certo valore anche storico e insomma... Di valore storico c'è anche, sono anche gli abitini che vestivano di fatto Gesù bambino. Sì, esatto, e che poi ovviamente è un abito particolare che la tradizione da sempre è, insomma, serve per vestire non soltanto coloro che appartengono alla congrega, i grandi, ma anche i piccolini. C'è questa tradizione far vestire insomma anche i piccoli con l'abitino di Sant'Antonio. E ogni anno durante la festa c'è l'iscrizione, le famiglie iscrivono i propri bambini e viene dato a ogni bambino appunto l'abitino di Sant'Antonio. Grazie Don Francesco. Sì. Allora, dopo l'aspetto sacro, la chiesa, i luoghi di culto, è il momento della pausa pranzo. Ci vediamo dopo. Casa Maria è il locale che ci ospita quest'oggi a Campocalabro. Pausa pranzo sontuoso, devo dire, due primi per te. Hai già l'antipasto, sì. L'antipasto l'abbiamo già consumato. Esatto. Fai così, serviti tu con i pancheri alla salsiccia. Ah, ecco. Fanno tutto al momento, ovviamente. È una pinza qua. Se io ti metto dall'altra parte del piatto, quest'altro maccheroncini al sugo. Di tutti i giorni, la chiamano così. Ah, sugo di tutti i giorni, va bene. Ok. Allora, doppio assaggio per te. Ok, inizio io oppure... Fai tu. Ah, tutto io? Fai tu. Insieme da... Dopo il tuo assaggio proverò a degustare. E allora, radici, buon appetito a Campo Calabro, provincia di Reggio Calabria. Buon appetito. La consistenza particolare per questo piatto. Usuale anche come è stato servito, no? In maniera particolare. Guarda. Sono buoni i pancheri? Una cottura e poi la salsiccia. Buono.
Mi dispiace. Andiamo al secondo. Aspetta, aspetta. Ormai siamo abituati. Può mangiare il cigniero. Ma no. Accompagni con un buon rosso di Ciro. Appunto, salute. Penso, Gaglioppo per te. Ero abituato. Non poteva mancare. Beh, il vino merita, dai. E non mi chiedete del voto? Facciamo tutto dopo? Facciamo tutto dopo. Va bene. E sempre Casa di Maria, Campocala. Quindi una media di tutte e due, no? Ah, una media? Sì. Ponderata? Certamente, sono che è meglio. Primo si è fritta la pasta però, occhio che cade tutto. Allora guarda, voglio essere, allora, vado? Beh. Quello è promosso, 10 e lode, e qua un 10. Ah, no, ci siamo. Sì, 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 senza dubbio, però quello un qualcosa in più che mi ha colpito. Sono... Buon appetito, vai. Buon appetito a tutti. Prego, posso servirla? No, mi servo io. Ah, va bene, allora io continuo con i paccheri. Vai. Io vorrei essere tu paccheri. Ma come di che ero tu paccheri? E per te? Si dice per dire, no? Ah, ecco, guardi. Grazie. Cosa che mai in radice che io possa fare una questo. Volta al contrario, può capitare. Va bene, ma io... Basta. Sono a dieta, ricordo. Ah, dieta, da quando? Da stasera? No, da ieri. Da ieri? Domani finisce. Ah, ecco. Buon appetito. Andiamo alla ricerca dell'antico, di quello che è potuto restare dopo un sisma violento come quello che è stato nel 1908. Siamo nel Rione Petrulli, via Cotroneo, e andiamo a trovare qualcosa che è potuto non solo resistere ma anche altre testimonianze come antichi mestieri. È tipo un palmento che ancora c'è. Trasimo, che vuoi tu dimostrare? E no, niente. E come niente? Come che vedi? Dove la ora che girate ruga? E non potete uscire. Che sai? Come a vedere, Caginto, decitemi. Mi sapigliavo a questa città, mi sapigliavo un troccio, sapigliavo un fondello, non lo posso, se vuoi, lo sapevo, Li scoprivo. Ma no, è perché... Perché è bello sto disordine di Sciolamo, Caintro, vediamo che c'è, chi non c'è. Ma il postiglio c'è. Ma con lo vino fate? Certo che lo fate. Ah, e quanto vigna viti? La IVA. Ah, non la vite, e che vino fate senza vigna? 800 viti a vigna. Ah, ma ancora la viti? Però hai 100 peli loari. Ah, fate l'olio allora. Vedete che c'è l'altro. Fate l'olio, no il vino. Vino, 800 viti e samaginicenti. Non la raccogliete l'uva? Ne faceva 3 litri, 20 litri non mi bastano per voi? Sono un litro, una bottiglia voce. 20 litri per voi vi bastano per tutto l'anno? Sì. Che avete fatto con 20 litri di vino? Sì, Madonna che vasca grande che avete però! Chissà! Questa dovevate vedere, questo pozzo era più grande. 22 ettolici. Madonna, e bevia tutto Campocala proprio via vino vostro. Ma qua il palmetto si lavorava un mese, pieno, notte e giorno. Mia nonna prendeva di più della vinaccia perché se la compravano, anziché delle persone che la pagavano. Faceva una grappa la vinaccia. Certo, se la portava. Ma vino ve ne esce buono qua? Sicuro? Ma non dava vigne più a campo. E sa mangiare accendi, lo giusto voi. Non dava più vigne perché non vuole lavorare figlio. Non vuole lavorare nessuno. Ormai siamo tutti nobili. Avete chiuso qua praticamente? Sì, ho chiuso, è da 3 anni che chiuso. Perché? Non pagano, non avevo soldi. Non pagava nulla, non arrivo tutto franco. E a Riccio come dire, come pava, mi importa a voi. E allora si chiude. Basta. Ma il vino, l'uva la pestavate con i piedi o no? No, c'è la macchinetta. Adesso sì, ma prima sì, con i piedi. No, prima con i piedi. Poi l'avete mai pestata con i piedi voi? Sempre. Mio padre poi ha comprato una pestatrice a mano, con la manovella a mano. Ah.
era da questa vasca. E poi abbiamo comprato quella elettrica. Che da quanti anni è che avete chiuso? 3 anni. Ah, poco. Da poco. E poi l'anno prossimo riaprite, non vi preoccupate. Sì, prima. Vi saluto e non bevete a Savino. Io. Ah. Ma, sapete perché, no? Non sapete perché non dovete bere vino? Come non esce nei baffi, fate attenzione. Sì, egregio signore, egregio signore, io solo lavoro, ma bere niente. Mai vino, l'olio facciamo. Un vino face buono. Un vino face buono. No, non giunto a bere, i miei nipoti, non giunto. Ecco, fate a fare allora. E allora? Mi regalate. Vi saluto. Va bene. Diagnosi. Prenditi la tachipirina lo stesso. Diagnosi in tempo reale. Ve lo lascia la testa. Io sono nato qua, avete capito? Quindi a che storione vostro? Come piglia e come piglia. Ho dato un caro scimmolo, non dicevo un scimmolo, si può dire. Ma si chiude la vita. La medicina però va adesi. Ma se vi do la testa, che fate fuori? State dentro! Manca, l'umidità non si può pigliare! Ma l'umidità che si può pigliare? No, non faccio pure tu! Come l'ho detto che ti devi prendere una tachipirina! L'umidità, regia, sì, forse ci spande dentro! L'umidità, va bene? Quanti giorni? Due giorni, una stasera e una domani! E basta, speriamo! Ciao, grazie! Ciao, scusa! Secondo me ci passa, cara, che per dire ci passa. Allora, Domenico Francesco Centurrino è storico di questo, di questo comune di Campo Calabro. C'è un evento catastrofico che ha praticamente raso al suolo la città e poi c'è stata ovviamente la ricostruzione. Raccontiamola, Campo Calabro, sì. Prima del terremoto del 1908. Allora, prima del terremoto praticamente ci sono pochissime notizie per quanto riguarda Campo Calabro. Io ho cercato, sono 50 anni che studio il territorio, ho cercato un po' di fare luce, infatti il mio primo libro, Una finestra sul passato, si intendeva appunto aprire uno spiraglio su quella che è stata la storia del paese, perché era impossibile pensare che Campo Calabro non avesse avuto una sua storia. In effetti la cosa comincia praticamente dai tempi dell'antica Grecia, della Magna Grecia e dell'antica Roma. Non abbiamo trovato tanti reperti archeologici, ci sono soltanto dei cocci che sono stati individuati nella zona industriale di Campo Calabro, di origine greca e romana. Questo testimonia che la strada antica romana, la via Popilia, scendeva da Melia e lambiva il territorio di Campo per arrivare ad Fredum ad Statuam, cioè dove c'era il traghettamento per la Sicilia. Il porto era quello, perché Villa San Giovanni non era altro per esempio che un villaggetto di pescatori. Campo Calabro altrettanto, e le spiego perché. Praticamente subito dopo questo periodo andiamo verso l'anno 1000, dal 1000 fino al 1700, purtroppo il territorio calabrese è stato infestato dalle incursioni turchesche. Questo non consentiva a Campo Calabro di sviluppare una popolazione degna di tale nome e quindi è rimasto sempre un villaggio agricolo, no? Più che altro dipendeva quelle poche case che c'erano dalla vicina Fiumara, che ha una storia che risale addirittura al X secolo d.C. ed è stata una baronia che comprendeva pure anche il territorio di Campo Calabro. Che cosa successe? Quindi in tutto questo lasso di tempo abbiamo una vacatio, chiamiamola così, storica del territorio di Campo, e arriviamo subito a quello che diceva lei, dall'anno 1000 fino al 1650, dove si hanno finalmente le prime notizie sul territorio di Campo, qualche mappa antica, antichissima, che è stata pubblicata nei miei scritti. Ora ma la prima notizia, il primo e vero e proprio documento storico risale alla visita del vescovo Monsignor Ibanez de Villanova,
che praticamente durante una visita pastorale qui nel paese, nel villaggetto di Campo, si accorse che c'erano abbastanza case, abbastanza abitanti per poter creare una parrocchia. Questo fatto è poco prima del 1701, infatti nel 1701 abbiamo finalmente il documento ufficiale della creazione della parrocchia di Campo, che ancora dipendeva dalla parrocchia di Fiumara, come pure a Villa... Sarebbe quella della Maria Maddalena? Sì, Maria Maddalena, sì, anche su questo fatto c'è da dire una cosa, il discorso sarebbe un po' lungo, ma voglio evitare, praticamente non è, perché si chiamava anticamente Campo della Maddalena, ma non è la santa che ha dato il nome al paese, ma forse piuttosto il contrario, perché se consideriamo che tutti i posti di confine prendevano il nome di Maddalena, la Maddalena in Sardegna, il Colle della Maddalena al confine con la Francia, quindi finendo qui la nostra penisola, no? A Campo Calvo, diciamo, in questa zona, veniva considerato come l'ultima, quindi probabilmente è stato il toponimo che ha dato il nome alla chiesa, che poi che sia stata venerata la figura di Santa Maria Maddalena è da scoprire anche questo. Nel 1701 abbiamo ufficialmente la creazione della parrocchia. Che cosa successe? È stata eretta una chiesa per concessione di un certo Natale Polimeno, che aveva questa proprietà e che ha ceduto volentieri alla chiesa. La chiesa che appare negli atti ufficiali fotografata, una bellissima chiesa, in effetti non è una chiesa proprio del Settecento, perché nel frattempo che cosa è successo? Il primo grande cataclisma, 1783. Non abbiamo notizie dei danni che ha potuto fare il terremoto del 1783, che è stato parimenti, diciamo, disastroso a quello più recente del 1908, però abbiamo una testimonianza indiretta, la campana, che ancora ora è stata portata nella nuova sede, la nuova chiesa, la campana dell'antica chiesa data 1805, praticamente, quindi, che vuol dire questo? Che non potevano fare la campana senza aver fatto la chiesa, no? Hanno ricostruito la chiesa ai primi dell'Ottocento. Com'era questa chiesa? Questa chiesa era fatta col sistema antico di tutte le chiese, no? Con una cripta dove venivano seppelliti i morti. E cosa è rimasto di quella chiesa? Niente, la cripta è stata distrutta nel 1960, il pavimento della chiesa, perché che cosa è successo? Che il terremoto del 1908 ha distrutto. Non completamente distrutto, poi l'hanno completamente, è stata la mano dell'uomo che ha distrutto un po', questa cripta. Venivano calati i morti attraverso una balata, veniva chiamato. Io ho avuto la fortuna di trovare un anello antico di Foggia Antica del 700 eccetera, avendo questa passione sin da piccolo all'archeologia, a queste cose qua. Comunque quella cripta non esiste più, dicevo, quindi ricostruita, perché poi non hanno più seppellito i morti sotto le chiese. Come lei ben sa, con l'editto di San Cloud di Napoleone del 1810, che istituiva i cimiteri, quindi questo era vietata la sepoltura nelle chiese. Era vietata la sepoltura nelle chiese. Quindi questa è la storia breve dell'antica parrocchia. Cosa è successo nel frattempo? Perché i primi del Novecento sono stati disastrosi anche per l'insediamento urbano del paese, nel senso che abbiamo avuto la prima guerra mondiale e subito dopo abbiamo avuto la spagnola, quindi era un paesino che
più o meno galleggiava sui 1000 abitanti, 1000, 1500, 2000, ecco, quindi ancora era un villaggio, non aveva avuto un impulso, diciamo, tale da poterlo catalogare da un vero e proprio, diciamo, centro abitato. Quindi ha avuto questo andamento demografico fine. I giochi popolari hanno segnato la nostra infanzia, l'infanzia dei nostri nonni, dei nostri papà. Qualcosa oggi vi racconteremo su parte dei giochi di un tempo. Sono Contatori d'Otta, siamo all'interno della sala del consiglio intitolata al giudice Scopelliti, che è stato trucidato dalla mafia, l'abbiamo già ricordato nella nostra pagina iniziale. Allora Totò, cominciamo dalla tua parte, no? Vedo tanta corda, la corda si usava per molteplici giochi. Molteplici giochi, sì. Ben trovato intanto, buonasera a te. Uno che veniva amato sia dalla parte delle donne, delle femmine, delle ragazze, sia dai noi ragazzi, è quello del saltello. Vi faccio vedere un pochettino come si svolgeva questo gioco. Lo fanno anche i pugili per l'allenamento, giusto? chi ne faceva di più? E poi si faceva una gara a chi riusciva a saltare. Non una persona, ma in due. Si era riusciva. Più complicato, era più complicato, però si aveva riusciva. Aveva un certo sincronismo, sì, no? Certo. Tu t'ambro in testa la corda, praticamente. Siccome io sono figlio di pescatore, riesco in qualche modo, ma sbroglio. No, perché questa qua, noi abbiamo fatto i giochi dei bambini, abbiamo fatto ultimamente. Un po' troppo lunga, però, per fare le scuole. Sì, perché aveva due funzioni questo. Uno, tira la corda alla fune. Perché... aspetta che sennò cannebrogliamo tutto. Ecco una cosa a vuota. Eccolo, ecco, qua mettiamo la doppia così riesce a saltare. Ce la fa a saltare ancora? No, era, diciamo, simbolicamente faccio vedere. Diciamo che era abbastanza, guarda, si metteva dalla parte di dietro, poi si salta, eccolo qua. Se non ci avrei imbrogliato, ecco. Attenzione che hai preso. No, essendo doppia, ovviamente. No. E questa poi era la doppia, la doppia funziona all'età. Poi quando si allungava. Aspetta, un attimo solo, ti faccio vedere un'altra cosa. C'era una doppia tecnica, che c'era sia la tecnica col saltello col piede, e c'era quella col saltello con due piedi, così, no? Sì, col due saltello. Infatti. Rifacciamo un attimo. Sì, bravo. Ecco qua, era così. Dove? A te la corda. E poi c'era la cosiddetta fune, da un capo all'altro ci si mettevano 5, 6 a seconda quanto era lunga la fune, a metà si metteva un fazzolettino qualcosa per indicare la distanza, chi riusciva a superare il cosiddetto linea di traguardo vinceva. Ecco, questo era. Ascolta, io sapevo un altro gioco con la corda, quello dell'estremità. Sì. Si metteva uno in mezzo. Sì, e saltava. Sempre il saltello. Sì, benissimo, il saltello, sì. Con la corda mi pare che abbiamo già dato. Andiamo a quell'altro gioco. Ecco. Dalle mie parti si chiama spizzingolo, qua invece si chiama in altro modo. Questo è un gioco molto, ma molto pericoloso. L'età avanza. Che noi facevamo, ripeto, era un gioco molto pericoloso, un ligneggio cosiddetto. Questo si svolgeva così. Questo è il genitore del golf, mi piace chiamarlo. Si batteva questo piccolo strumentino così, si batteva contro il muro, una volta caduto a terra, così si tirava con questa mazza, si faceva alzare e si colpiva. E questo si lanciava a circa 20 metri, a seconda della forza che aveva un ragazzo. Però era un gioco molto pericoloso, perché tanti vetri partivano, qualcuno andava a sbattere con diceva chi era più lontano? Che era più lontano, sì. Dicevano avevamo una variante diversa. Uno aveva molto pericoloso. La possibilità di tre tiri, sì. Con un cerchio che si metteva lontano, uno doveva raggiungere questo cerchio. Noi facevamo la distanza, chi lo mandava più lontano vinceva. Andiamo all'altro gioco che questo è purtroppo adesso. Questa è la preneta, sarebbe l'aguilone. L'aguilone come si faceva una volta. Tanta colla ci voleva. A quei tempi non c'era la colla, allora ce la dovevamo inventare noi la colla. Andavamo nei cassetti delle nostre mamme e prendevamo la farina e si mescolava con l'acqua e incollava. Ecco, veniva incollata nelle parti.
sole, prima o poi. E questo era un gioco molto ovviamente molto manca bello. Il grande filo, no? Manca molto filo, qua si facevano dei due buchi per legare il filo. E poi dove diciamo, era avvantaggiato nel lanciare questa l'aquilone, la preneta, chi abitava diciamo, rispetto agli altri che erano diciamo, nelle piazze, quello che abitava in alto, perché c'era più vento e lo lanciavano a distanza di 100-200 metri. Ah, non sapevo, io penso alla terra, uno correva e si alzava. Sì, però era avvantaggiato quello che abitava su una casa più alta. Era più allenato, non lo so. No, perché prendeva più vento, essendo a 3-4 metri rispetto a quello che era proprio per terra, era avvantaggiato. Veniamo alla variante Luperozzo, Peroci. I palorgi, questi si giocava, si giazzava, noi chiamavamo in dialetto giazzava. Zazzava che si giazzava, ecco, cioè dire portare il filo. Allazzare. Ma noi giazzare proprio in dialetto, si lanciava. Purtroppo questo tutti questi giochi si svolgevano su terra, cioè vuol dire non c'era il cemento. Era più facile. Si lanciava, questa si lanciava così e poi girava. Non andava. Una volta che toccava terra, si prendeva sul palmo della mano. Io ve lo faccio vedere, poi ho una testimonianza. Si girava, si faceva girare e si colpiva i vari. Sia i soldi, che si faceva un cerchio, oppure con un altro palorgio. Chi riusciva a vincere o chi perdeva, poverino, che aveva questo palorgio, doveva subire i cosiddetti zilli. Si batteva sulla parte superiore del palorgio, con questa punta ben si tirava tante volte, 10 zilli, 20 zilli, 30 zilli, si rompeva questo poveretto, ecco questo qua. Ma che orocchiello, a che ti serve questo qua? Questo è, se ben vedete, non so se si vede dalla telecamera, è ben tagliato, tipo carro armato. Dobbiamo avvicinarlo. Lo avvicino io, ecco qua. Allora, questo qua, perché carro armato? Facevamo il carro armato, e mettevamo un elastico dentro, da un lato mettevamo un reglietto, dall'altro lato una volta veniva. Faceva rumore quando camminava. E veniva raccolto con quest'altra parte. Si girava tante volte fino a quando l'elastico si fermava. Poi si metteva per terra e questo al contrario, poi girava al contrario e questo saliva. Faceva il rumore? No, non faceva rumore, soltanto questo movimento come il carro armato, piano piano saliva. Noi mettevamo dei fogli, delle montagnette piccole e questo qua saliva. Riusciva a salire, con la forza dell'elastico. E con la forza dell'elastico, così. E poi questo arrivava Natale, no? Questo arriva a Natale, il momento magico. Perché era il gioco di tipo diciamo, noi ad esempio a campo, con altri posti, noi a campo abbiamo circa 50 tipologie di giochi popolari della Roccia Fagiolina. Minimo 50, io qua la dimostrazione è piccola, però diciamo... E poi legato alle stagioni, ad esempio ora c'è l'arrivo del Natale, comparivano le noccioline. Come chiamate il dialetto? I lucidi. Lucidi. E allora nel periodo di Natale c'erano tutti i ragazzi dal punto di vista sociale, perché nelle piazze le cose, e si faceva questo gioco particolare, si facevano questi cosiddetti castelluzzo, si mettevano quattro noccioline lucidi, si mettevano e si faceva il castelluzzo, poi a distanza fra i giocatori stabilivano la distanza, 1 metro, 2 metri, 3 metri a secondo, c'era un cosiddetto baddo per colpire un castelluzzo. Questo è leggero, ci voleva il giumbo dentro. Allora cosa facevamo noi? Con un coltellino facevamo un buchino e toglievamo il frutto dentro, un nocciolo, lo toglievamo. Una volta tolto liberamente prendevamo il piombo, questo qua, questo piombo, i cartucci voi, questo non piombo, no, mettevamo le cosiddette le palline, eccoli qua, li mettevamo qua, pesante, diventava pesante, poi mettevamo un po' di sapone per saldare il buchino, non c'era. Ma noi usavamo il sapone, poi si metteva a distanza di 3-4 metri al secondo quanto stabiliva e si trovava a colpire. Chi colpiva? Vediamo se è rimasta la mano. No. Ecco, facciamo così.
Oh, sono riuscito, bene. Tipo pigliare che gli cattolo, lancia sui me. Sì, sì, va. Aspetta, piti toi che provo io, piti toi che provo io. Vediamo se riesco. Come me levo qualcosa per casa? No, niente. Sono scarso. Sì, sì. Vuoi provare un'altra volta? Ti do un'altra possibilità. Come sei magnanimo, Totò? Ma che stiamo fino al mattino con me, eh? Ah, no, hai visto. Colpito però, il tiro. Però tu hai tirato al contrario. Tiravo il tiro. No. Cercavo il suo curvo. Bene, questo era il gioco. E poi c'era... Questo era per quanto riguarda questo Duzzo, però c'era la fossetta, si faceva una fossa nel terreno e a distanza. E c'era questa tecnica qua. Tecnologia. Esatto, così, bravo. Così. Pollice, indice, donne, pollice, indice, si lanciava dentro la buca. Grazie, Totò. Allora, no, aspetta, dobbiamo finire un altro, questo qua. La cartuccia. La cartuccia, ecco, era legato sempre alle stagioni, i giochi erano legati tutte alle stagioni. Quando arrivava il mese di maggio, sai, per noi nella nostra vallata, c'era il cosiddetto uccello di passo. Cosiddetta adorno e si sparava, ovviamente sparava, e le cartucce rimanevano là nel passo. Noi ragazzi a fine caccia andavamo nei passi a raccogliere queste cartucce. E che ci facevate? Giocavamo. A che cosa? Perché? E ora ti spiego. Allora, questa è una cartuccia semplice, poi c'era la cartuccia corazza che aveva questo rame più in alto, e poi c'era la super corazza che ce l'aveva fino a questo. Questo ad esempio all'epoca, mi ricordo bene, valeva solo una cartuccia. La corazza mi pare 3-4 cartucce, la super corazza 5-6 cartucce. Li mettevamo tutti in fila questi qua, 1, 2, 3, secondo a distanza con un'altra cartuccia. C'è chi briglia che tiravamo. Chi riusciva a buttarne 3, 4, a seconda che la buttava, prendeva queste cartucce. Cioè, non lo sapevo sto gioco delle cartucce. Sì. Ricogliete i lucidi. Grazie, Totò. No, mi dispiace che non possiamo fare altri giochi perché, come ho detto prima, noi abbiamo circa, non voglio esagerare, ma abbiamo circa varianti. 50 tipologie di giochi popolari della nostra fanciullezza, che ad esempio i giochi cosiddetti, ad esempio il cucuzzaro, la palla avvelenata, le ragazze preferivano, che facevamo un po' tutti questi, questi. Le comunità più o meno si assomigliavano una con l'altra. Quello delle ragazze che preferivano molto, che disegnavano per terra il campanaro. Fontana Vecchia se ne prende cura Totò Idotta, oltre che responsabile, dillo tu. Sì, responsabile di questi beni
che risalgono a lontano 1775. Beni comuni. Beni comuni. Cioè, sono altri beni. Ma io mi occupo solo di questo. Ah, solo questo. Poi ci sono altri cittadini. Cioè, la tua praticamente. Potrebbe essere anche mia, perché io ci vivo qua da circa 74 anni, perché conosco benissimo tutta la storia di questa fontana che è stata trasmessa da altri che hanno vissuto qua in questa punto di incontro, di innamoramento, di socializzazione, perché il centro del paese era qua. Qui c'era, prima del terremoto, il municipio, c'era una chiesetta che era di questo sindaco che ha fatto questa fontana, il sindaco Domenico Lorenzo Pensabene, era il centro del paese, luogo di socializzazione. Questa fontana, come ho detto io prima, risale al 1775. A Campo all'epoca non c'erano fontane, almeno detto dai testimonianze che io raccolgo, non c'erano, perché il nostro paese è un paese, possiamo dire, nuovo, che risale al 1600 e i primi del 1700, non è un paese vecchissimo, c'erano prima case sparse. Quando poi gli abitanti sono stati un po' numerosi, hanno pensato di fare una fontana, ci ha pensato questo sindaco di allora, Pensabene. Ha pensato bene che questa è una sorgente che si trova in località Lionte. Ma non è potabile, c'è scritto. Ecco, io mi auguro che il sindaco, perché devo ringraziare il sindaco perché l'ha presa a cuore come ce l'ho io, di portarla alla luce questo splendore, perché è l'unico sito che noi abbiamo come resti di Campo Calabro, è l'unico che ci è rimasto come testimonianza del nostro paese, per cui ci tengo moltissimo, anche perché ci vivo qua da circa 74 anni. Io devo ringraziare il sindaco. Ma si che può dopo fare tanto, qualcosa per rendere potabile? Si può fare qua, già no. Il sindaco io parlo a nome del sindaco, ecco, che mi permetto, perché il sindaco ha preso cura e ha tutta la tubazione nuova, perché non sapevamo e non si sa ancora da dove parte. Il problema della potabilità dell'acqua è la tubazione. Abbiamo scoperto che non è la tubazione. Che cos'è? Che proprio nella sorgente ci sono stati 3-4 esperti in questa galleria, che è lunga circa 25 centimetri, con una sorgente fatta così, è un luogo bellissimo da vedere, dove ci sono tre piccole sorgenti. Questa galleria è 25 centimetri? 25 metri di galleria, scusi, ho il termine. È un'arte di Ripellego del 1775, veramente bellissima da vedere. All'epoca chi l'ha costruita sono stati veramente dei bravi, perché è lunga 25 metri ed è alta circa 2 metri, questa bellissima galleria. Alla fine della galleria ci sono tre sorgenti dai quali spunta quest'acqua. Quest'acqua, purtroppo, che è successo? Che negli anni le intemperie hanno portato quasi vicino alla sorgente delle radici degli alberi dell'ulivo, perché lì è una località tutta piena di piante di ulivo. Allora queste radici, essendoci l'acqua, si sono avvicinate alla fonte, a questa sorgente. Alla sorgente, che purtroppo creano questo problema di inquinamento. Il sindaco si è preso cura di fare intanto la tubazione nuova e nello stesso tempo di vedere un attimino come risolvere il problema della pulizia di questa galleria, di questa sorgente, per portare l'acqua potabile. Non potabile l'acqua. L'acqua perché è un bene importante, l'acqua, perché se non c'è l'acqua si muore. Per cui questa acqua scorre dal 1775 ininterrottamente. Si è fermata soltanto circa 2 mesi per lavori di quando abbiamo il sindaco ha portato la tubazione nuova. Si è fermata circa 2 mesi, ma per circa 300 anni quest'acqua è sempre scesa, tra terremoti, guerre e tutto questo. L'acqua scende. Io guardi. Ma come, se non è potabile lei beve? L'ho bevuta sempre e continuerò a berla. Thank you.
del programma della gestione condivisa dei beni comuni che abbiamo accennato prima alla fontana, in realtà cos'è? È un programma secondo il quale noi diamo corpo all'idea di amministrazione condivisa che abbiamo del Paese. Noi abbiamo fatto un elenco di una ventina di luoghi che riteniamo siano elementi identitari della nostra comunità. Questa piazzetta, la Fontana Vecchia, Piazza Martiri di Nassiria, i Forti Umbertini, la Piazza San Giuseppe a Campopiale, il Calvario, quindi luoghi nei quali questa comunità si riconosce e dei quali noi chiediamo ai cittadini di prendersi cura nella idea complessiva che i beni pubblici sono beni comuni, che quindi di tutti, in sostanza, appartengono a tutti. E la dimensione dell'appartenenza è una dimensione che si rappresenta attraverso la cura che i cittadini assumono di piccoli spazi pubblici, di villette, di luoghi come questo, della Fontana Vecchia, di tanti spazi che sono comuni e dei quali tutti usufruiamo, che però come dire, l'amministrazione da sola non reggerebbe in termini di manutenzione, in termini di costruzione di una prospettiva. Abbiamo tutto sommato. Quindi capito, no? Stipuliamo dei patti con i cittadini, il patto di condivisione di un bene del quale loro si prendono cura per tutta la comunità. Cioè, vanno accuditi per farli sentire propri, in sostanza è questo. Questo piccolo arco ha fatto un po' la storia, perché è uno dei pochi che ha resistito al sisma del 1908 ed è finito anche in qualche rivista importante di sismologia, quindi vuol dire che le costruzioni che facevano un tempo erano davvero ponderate. Eccoci finalmente alle famose fortezze che abbiamo menzionato per tutta la giornata di oggi qui a Campo Calabro. C'è un'associazione che si chiama Sentieri Intrecciati. Domenico Colella. Esatto, buongiorno. Benvenuto, buongiorno. Raccontaci questo posto magnifico intanto. Beh, è un posto magnifico anche se oggi dalla giornata non si direbbe. Siamo stati sfortunati. Eh sì, esatto. È un forte ottocentesco, però che ha vissuto momenti di storia che vanno dalla fine dell'Ottocento fino al 1984. Allora, tu fai parte di un'associazione, raccontami l'attività associativa perché poi parliamo con lo studio. Certo, quindi noi come Sentieri Intrecciati ci occupiamo in modo particolare per questo forte del servizio di guida, accompagnamento ai visitatori, apertura, chiusura e allestimento mostre, ma in generale l'associazione, proprio perché noi creiamo sentieri e li intrecciamo, questi sentieri sono culturali, ci occupiamo di unire tutti i puntini del territorio e fare in modo che i beni che sono valorizzati diventino ancora più valorizzati
dati accessibili alle persone e fruibili. Cosa mi devo aspettare all'interno di questi intrecci? All'interno ci sono tantissime cose, ma in modo particolare non solo la parte naturalistica del forte, che oggi purtroppo si vedrà poco, ma anche la parte storica, non solo del contesto, ma anche degli intrecci. Quindi all'interno vedrai uniformi di soldati sovietici, perché con il terremoto, esattamente, la nave russa. Vedrai quello che è inerente a una medaglia d'oro, poi lo storico ti dirà meglio, che è Rocco Polimeni, e di cui abbiamo una parte della divisa, ma anche semplicemente ogni singola pietra. C'è anche nel tennis club intitolato al Bagno. Esattamente, è proprio lo stesso, è lo stesso personaggio, e ogni pietra di questo forte ti può narrare una piccola storia, o perché proviene dalla Sicilia, o perché è stata scolpita da qualcuno di importante. Perciò ci sono mille segreti da andare ad analizzare all'interno del forte. Grazie Domenico. Prego. L'imponenza del luogo racconta già tanto, la fortezza, costruzione che è una costruzione mastodontica. Alberto Caffarelli è lo storico che mi guiderà all'interno di questo manufatto, che è di un'imponenza incredibile. Sì, è il forte di maggiore vastità che ci abbiamo in Italia, perché le 24 fortezze che dovevano guardare lo stretto di Messina, costruite alla fine dell'Ottocento fino ai primi del 1900, questa era quello che aveva anche un contingente di fanteria, non solo gli artiglieri che servivano ai pezzi d'artiglieria. No, c'erano i fanti, qualche cavallo comunque c'era, anche a prescindere dal fatto, no? dalla tipologia, ecco, perché qualche ufficiale che aveva il cavallo magari ci poteva pure essere, no? Però c'erano 350 fanti, come dire, in riserva, che vivevano qua. Allora, torniamo un attimo indietro nel tempo. Si progetta questo forte e tanti altri, da qui, da questa sponda e anche dalla parte siciliana. Sì. La motivazione era per salvaguardare lo stretto, per guardarlo? Sì, perché noi... Chi ha l'idea di fare questo? Allora, l'Italia Unita 1861, noi al 17 marzo abbiamo la proclamazione del Regno d'Italia. Noi siamo una nuova nazione immersa nel mare Mediterraneo, con un numero considerevole di chilometri di coste, e molte sono vulnerabili agli attacchi delle flotte eventualmente nemiche. E quindi già si pone da subito il problema di fortificare, di munire queste coste italiane, e si incomincia a realizzare dei forti che guardano il mare, perché devono rispondere al fuoco di eventuali flotte nemiche. Diciamo che lo stretto è un punto strategico. Esatto. Nel 1882 l'Italia si allia con gli imperi centrali, cioè con l'impero austro-ungarico e con il Kaiser, l'impero tedesco. In questa maniera abbiamo una triplice alleanza, dove l'Italia è la parte mediterranea, mentre gli altri sono nazioni ricche, imperi ricche della parte continentale dell'Europa. Siamo noi che in questa alleanza difensiva militare dobbiamo guardare il mare, perché gli altri poca parte di mare hanno, gli altri imperi, mentre noi. E allora ci prestano anche i soldi per poter realizzare dal 1882 in poi le fortificazioni. Siamo diventati perché i nostri nemici eventualmente erano le flotte francesi e le flotte britanniche, quindi le migliori. Quindi dovevamo avere un forte apparato difensivo per forza. Ecco. Ma in realtà la funzione, la svolta questo forte o no? Cioè riuscì a salvaguardare questi forti? Allora, la loro funzione è stata un po' diminuita da quando è stata inventata l'aeronautica, da quando è stato scoperto il mezzo aereo, per cui la visione di tutte queste fortezze è stata chiara a tutti dove erano collocate. Perché, si vedeva, ecco. Poi altro motivo, visto che noi eravamo appunto alleati con gli imperi centrali, era dovuto al fatto che dovevamo vedercela con le flotte britannica e francese, un fatto, quindi era necessario che ci fosse una grande potenza di fuoco. In tutta Italia lo stretto di Messina era considerato crocevia, d'altronde lo è tutt'oggi, no? Ecco, quindi molto importante, perché le flotte
flotte avrebbero potuto bombardare Messina come pure Reggio, no? E invece queste le avrebbero difese in modo egregio. Mai hanno avuto un attacco dal mare, appunto per la presenza di queste fortezze. Senta, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Che estensione ha il forte? Quanto è grande? Ah, è molto grande, perché c'ha 77 ambienti, ripeto, in Italia, perché c'era anche questo, dovevano alloggiare 350 uomini più, e poi era come dire il comando, ecco, il forte dove c'era il più alto in grado nel sito. Il comando di questi forti era situato a Messina, una dipendenza c'era al Castello Aragonese di Reggio Calabria, vabbè, altri comandi sempre dell'artiglieria. La Sponda Calabria quante ce ne sono? Una metà delle 24, una metà di qua e un'altra metà di là. Sì, quelle di Messina, ce n'erano alcune ancora precedenti. A prima il Forte Gonzaga e altri forti erano realizzati addirittura nel 1500-1600, no? Sono stati riadattati. E poi sono stati adattati con il nuovo Regno d'Italia. Andiamo a guardarlo all'interno? Vediamo cosa. Sì, 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 lo possiamo visitare quando vogliamo, sì. Abbiamo tanti cimeli storici da raccontare qui, militari ovviamente, siamo una forte militare. Cominciamo intanto con la bandiera. Ecco, questa è la bandiera. Noi siamo nel periodo monarchico, quindi la bandiera italiana aveva nel bianco, nel mezzo, lo stemma della monarchia. Quindi tutte le bandiere di quel periodo hanno questo stemma. Savoia in questo caso. Della casa Savoia. E altre più importanti, diciamo più ufficiali, avevano anche una corona in alto. Poi altre strutture militari, questo qua, vedete Adrian, eccolo qua. Ecco, questi avevano i nostri fanti delle trincee del Carso, pesante. Oppure se francese, gli elmetti erano simili, italiani, francesi, quello tedesco si differenziava molto di più. Ecco, abbiamo casse, ecco, un pezzo d'artiglieria di munizioni varie, qui ne vedete altre. Vediamo anche i bossoli di volta, i bossoli di artiglieria. Si noleggiava con questo. Sì. Ecco, quello che rimaneva dopo che sparato il colpo, l'ogiva partiva e andava sull'obiettivo e rimaneva e usciva da dietro del cannone il bossolo che aveva tenuto la carica di lancio. Casse di munizioni. Ecco. Poi altri, nell'ambiente, questo è un tavolino da campo, ecco, che sempre tanica di varie tipi, e qui abbiamo due divise di un personaggio importante che, ecco, passando dalla prima alla seconda guerra mondiale, queste sono le divise del tenente Rocco Polimeni, medaglia d'oro al valor militare, caduto in Africa settentrionale il 6 aprile del 1941. Sono state donate al comune da... Ecco, qua l'associazione del Nastro Azzurro, l'istituto del Nastro Azzurro, possiede di questi argomenti e li assegna a questa mostra che noi stiamo qua vedendo. La cassetta, ecco, questa è una divisa di gala sistemata provvisoriamente con quanto serviva. Era sempre un ufficiale, quindi questi erano gli orpelli di maggior pregio che qui vedete, e queste invece lo vediamo il tenente Polimeni in divisa di ufficiale di picchetto della caserma, ufficiale di picchetto di servizio praticamente, vedete, fondina, la pistola, sciarpa. Ecco, e quindi sistemato gambali, ecco, secondo il modello del 1939-40. Poi è intitolato il Tennis Club di Reggio Calabria. Sì, esatto. Questa è la radio. Ecco, sì, queste sono le strutture di comunicazione che nel periodo successivo alla prima guerra, ovviamente, quindi che servivano nella seconda guerra e oltre, sempre le casse, una branda del 20° reggimento. Va detto che il tenente Polimeni era la medaglia d'oro, l'unica medaglia d'oro che ha avuto il 20° reggimento nella seconda guerra mondiale, è quella di un reggino, una sorta di record che noi abbiamo avuto, e questa era una branda che esisteva nella caserma Panella,
che era, dove oggi c'è il consiglio comunale, regionale, una volta c'era situata lì la caserma del 20° reggimento. Una barella di soccorso lì. Ecco, una barella, eccolo, che qui vedete, sistemazione, e più vari altri aspetti. Questi siamo nel periodo successivo, 1944-45, immediatamente dopo guerra, ecco, vedete, con varie sistemazioni, ecco. Siamo ancora allo stato embrionale, perché la mostra avrà uno sviluppo più avanti, insomma, di maggiore precisione. Bellici. Andiamo da quest'altra parte, dove troviamo una serie di copricapi, gli ufficiali, il sottufficiale, credo, anche qualcosa col bacco russo addirittura. Perché, insomma, sì, questi sono più moderni, prima, no? Ed è un variopinto delle cose di questo tempo, del periodo, oppure di qualche 20-30 anni fa, insomma, ecco, non oltre, così intanto sistemiamo. Ripeto, non è ultimata la sistemazione, quando sarà fatta nei vasti ambienti che qui abbiamo a disposizione, creeremo, insomma, la cappella del forte, creeremo l'aula di istruzione, perché in modo che gli artiglieri una volta avevano insegnanti che venivano, erano analfabeti diversi, quindi dovevano congedarsi, che dovevano sapere leggere e scrivere, quindi lo Stato provvedeva alla l'istruzione basilare. Quindi creeremo tutti questi ambienti, per cui sarà una bella cosa variopinta, ecco, ci saranno da più sfaccettature, si vedranno quegli anni. Sono allestite anche delle aule didattiche all'interno di queste fortificazioni, questo per far da attrattore alle scuole, che vengono numerose. Qua c'è un cartografo per esempio qui, e poi una sorta di mappa di come difendere i confini, era quanto veniva impartito negli ordini, e poi le divise che negli anni si sono susseguite, eccole qui, una dietro l'altra, a partire dal 1880, a finire poi fino al 1927, ed infine ovviamente con l'avvento del nazismo, vedete il simbolo che è lì con le difese delle contro degli aerei e ovviamente della parte navale. E tutto viene raccontato, queste le due guerre che vengono raccontate in questi cartelloni che servono poi alle scuole per apprendere qualcosa di in più sulla vita che c'era qui, ma anche sulle due guerre mondiali. Il tempo inclemente non ci ha aiutato nella visione, soprattutto nello stretto di Messina, dove si affaccia questo forte, però devo dire che dà quel tocco di mistero, no? Come una fortezza così ben mimetizzata, oggi è mimetizzata in mezzo alla nebbia, è vero Domenico? È verissimo, hai detto bene Pino. Raccontiamo, siamo saliti di due livelli. Esattamente, siamo saliti e da qui, da questo piccolo punto panoramico, riposizionato dove c'era prima il telemetro, lo strumento che serviva agli artiglieri per puntare sulle navi nemiche, bene, da qui noi normalmente osserviamo tutto lo stretto, dalle isole delle Eolie
all'Etna, non ci sono segreti per noi sul mare, se una nave nemica si fosse palesata sarebbe stata subito bersagliata. Però è anche vero che per noi è un ottimo punto per l'osservazione naturalistica. Sopra di noi passa l'autostrada dei rapaci, e ovviamente non solo loro, tutti gli uccelli che migrano dall'Europa all'Africa e ritorno passano da qua. E noi possiamo controllarli, ci sono dei punti per l'osservamento, la catalogazione, vengono, fanno dei campi appositi per osservare gli uccelli, e anche per la migrazione dei cetacei che passano nello stretto, noi li vediamo, ne godiamo di questa vista, peccato solo per oggi che se, sarebbe stato funzionale nel periodo di guerra, visto che gli aerei nemici, i nemici non avrebbero potuto bombardare il forte. Torniamo però al forte batteria Siacci e ricostruiamolo. Cosa sì. C'era qui? Qui su questo piano c'era installata l'artiglieria, composta prevalentemente da obici da 28. Questi obici sono uno strumento formidabile come macchina bellica, perché non erano potenti come il cannone, ma avevano la possibilità di fare un tiro a parabola che, vista l'altezza, era perfetto, esattamente a caduta, era perfetto per distruggere le navi nemiche. Ma la cosa importante è che questi forti, per quanto potenti, e il forte batteria Siacci aveva una potenza di fuoco veramente elevata, funzionano tutti come sistema, quindi tutti questi forti insieme creano lo sbarramento dello stretto. Da solo un forte poteva essere aggirato, le navi potevano passare di notte, potevano farcela, ma con 25 fortezze, 15 dal lato siciliano e 9 dal lato calabrese, era veramente impossibile che riuscissero a passare. Mi piace questo tiro a parabola, fonte di ispirazione magari la catapulta. Sì, ma anche probabilmente. Sì, d'altronde la necessità era che le navi nemiche non passassero nello stretto, ma anche che non facessero sbarcare i soldati. Certo. Quindi si è scelto di avere un'arma strategicamente tattica, quindi da utilizzare in tutte le circostanze, piuttosto che un'arma più potente però selettiva. Successivamente questi manufatti divennero dei depositi di munizioni, se non ricordo male negli anni 70, quando sono stati i moti di Reggio Calabria. Esattamente. Hanno avuto questa funzionalità, sì, però. Sì. E altra particolarità, perché non bisognava lasciare nessuna possibilità ai rivoltosi, se fossero stati attaccati questi forti e fossero stati presi. C'era qualcuno qui. Ovviamente c'era l'esercito, ma tenevano tutto separato, i fucili da una parte, le munizioni dall'altra, il meccanismo del grilletto del cane da un'altra ancora. Questo in modo perché? Perché così i rivoltosi, se fossero riusciti a entrare, non potevano avere le armi già belle e pronte. Quindi era anche un modo strategico per evitare una sorta di rivoluzione. Esattamente, perché che poteva capitare. Che poteva capitare in quel momento. Grazie Domenico. Grazie a te. Era quasi un gioco, direi perverso, di ragazzi a dire "Iama mateniti supa, mateniti sutta". Io ho scoperto che la località invece vi appartiene. Sì. Mateniti superiore ed inferiore. Qui siamo a Mateniti superiore. Qua siamo a Mateniti superiore. Questa è un'area, una zona scarsamente popolata, che è rimasta tale per un motivo molto semplice, perché nell'area insistevano le tre grandi fortificazioni, di cui Siacci è la più imponente, che furono costruite sul finire del 1800, fra il 1884 e il 1889, in questa frazione. Pochissimo tempo peraltro. Loro costruirono le tre fortificazioni, questa è la più grande, Forte Batteria Siacci, e le due fortificazioni sussidiarie, Forte Poggio Pignatelli e Deposito Munizioni Mateniti Inferiori, che è a sud rispetto a questo triangolo ideale che è rappresentato dal sistema delle fortezze, e su di esse calò la cappa dei divieti. Divieto di rilievo topografico, divieto di attraversamento delle zone di tiro, divieto transito, per cui una zona militare che nei fatti ha sottratto quest'intera area all'identità del nostro paese.
Le fortezze furono utilizzate come deposito munizioni fino alla fine degli anni Ottanta, fino alla metà degli anni Ottanta, poi vennero successivamente dismesse. Incute un po' paura come luogo, insomma, dà quell'aspetto militare. Ma questo è un luogo intanto che non ha mai sparato un colpo. Infatti noi abbiamo fatto un documentario. Bella idea a sinistra, ecco. Con la nebbia ancora di più. Non ha mai sparato un colpo perché costruiti a protezione dello stretto di Messina e quindi singolarmente scavati nel fianco delle colline, erano invisibili dal mare, fino a quando l'arma aerea non ne decretò l'inutilità perché erano comunque visibili dall'alto. Le ha detto una cosa importante, inutilità. Come fare a diventare utili adesso che sono di proprietà comunale? Adesso sono diventati utili, se lei guarda il bilancio del comune, per la prima volta una voce che è quella dei beni culturali che registrava solo uscite, da qualche mese, da quando le visite al forte sono state costruite in una dimensione culturale e quindi per esse si paga, da quando le fotografie che fanno le giovani coppie che si sposano hanno comunque un prezzo, questo è un luogo che per la prima volta registra una voce in entrata, per carità. Poca cosa, ma questa è la destinazione, questo è il destino di questi luoghi, diventare volano per lo sviluppo della nostra terra. È un'opera lunga, complicata, irta di difficoltà, questi sono beni culturali per cui su di essi ogni intervento di natura architettonica è sottoposto a vincoli rigidissimi, ma non abbiamo dubbio che noi possiamo mettere forte batteria Siacci, forte Pignatelli e in futuro speriamo anche il deposito munizioni Matiniti Inferiore nel circuito delle grandi fortificazioni militari europee, non ci accontentiamo di mettere cartelli fuori le mura, abbiamo accettato questa sfida e abbiamo le risorse e le energie per portarla a termine. Grazie sindaco, e allora ci aspetta l'ultimo tassello, andiamo al museo. Personaggio illustre di Campo Calabro, il giudice Nino Scopelliti, figlio di una delle più antiche famiglie, ucciso dall'Ndrangheta il 9 agosto del 1991. Stava lavorando a qualcosa di grosso e al padre aveva confidato di sentirsi pedinato e alla moglie per telefono. Cose grosse, grossissime, non posso dirti. Basti ricordare che all'epoca nel palazzo della Suprema Corte c'era grande agitazione e preoccupazione, tanto che l'allora ministro Claudio Martelli aveva dato ordine di un'ispezione proprio nell'ufficio del presidente Corrado Carnevale, detto l'ammazza sentenze, perché annullava sempre le condanne per mafia. La procura, poiché non voleva essere coinvolta in giochi di aggiustamenti, individuò nel giudice Scopelliti, per la sua serietà e capacità, il magistrato capace a svolgere tante indagini complesse. Il comune di Campo Calabro ha intitolato al giudice Scopelliti la via che dal quadrivio di Piazza Chiesa si congiunge a via Campanile. A nome dello stesso magistrato ucciso è intitolato il premio Scopelliti e la figlia Rosanna, nel 2007, ha dato vita alla Fondazione Antonino Scopelliti. Altri personaggi illustri ricordati sono Giuseppe Galini, nato a Campo Calabro il 9 giugno 1883, ufficiale del Regio Esercito e deceduto sul Carso il 23 maggio 1917. Francesco Geraci, nato a Campo Calabro l'11 giugno 1889, deceduto a Reggio Calabria il 19 dicembre 1967, insegnante e avvocato che nel periodo fascista per le sue idee socialiste fu allontanato dall'insegnamento. Fu deputato socialista nelle prime due legislature repubblicane dal 1948 al 1953.
siamo all'interno dell'abitazione di un nome illustre di Campocalabro, medaglia d'argento valor militare, se non sbaglio. Sì. Galimi, lei è la discendente, insomma. Sì, la pronipote. Galimi, la pronipote. Sì. Raccontiamo le gesta intanto del nonno. Sì. Del prozio, prozio. Del prozio. Raccontiamo un po' le gesta. Sì, sì. Dunque, il mio prozio, Giuseppe Galimi, tenente dei bersaglieri, è nato a Campo Calabro il 9 giugno 1883. Apparteneva a una famiglia composta dal padre Antonino Galimi, la madre Teresa Gerace e altri tre fratelli, Bernardo, Marcantonio, Francesco che era mio nonno e Giuseppe il più piccolo, appunto il tenente. E le gesta del tenente Galimi, diciamo, lui si era arruolato nell'esercito regio e aveva partecipato a diverse campagne, anche era, si era distinto anche durante il terremoto del 1908 e poi in stazza qui, quindi quando sì, sì, quando sì, avvenne sì. Il cataclisma. Sì, sì, era qui. E diciamo poi a partecipato alla prima guerra mondiale e purtroppo lì nel corso di una battaglia sul Carso perì per una pallottola che l'ha preso, l'ha trafitto al cuore e di questo abbiamo pure testimonianza nell'agendina. Le spoglie sono rientrate? No, sono nel sacrario militare di Re di Puglia, lui è sepolto lì insieme a tutti gli eroi della prima guerra mondiale e diciamo l'idea di realizzare questa casa museale ecco, è nata allorquando io ho trovato diversi tra i ricordi della mia famiglia, ci ho trovato innanzitutto per mutuare il titolo di un famoso romanzo di fine dell'Ottocento, un piccolo mondo antico fatto di fotografie, di ricordi che affettivamente diciamo ho gelosamente ecco, prelevato da questa casa diciamo che mi hanno ricordato la mia famiglia. Un attimo, sì, morì sì. Quando? Nel 1917, il 23 maggio 1917. Quindi arrivò occasione... la notizia alla famiglia qui, sì. Diversi giorni dopo immagino. Sì, alcuni giorni dopo, anzi abbiamo lì la lista di tutti gli effetti personali che sono stati trasmessi qui, cioè sono stati diciamo riportati, insomma, riportati qui, rispediti a casa, rispediti sì, dopo la sua morte e abbiamo un lungo elenco però di quelle cose diciamo abbiamo recuperato qualcosa di meno perché magari sono andate disperse, anzi dobbiamo essere diciamo fortunatamente tutte queste cose sono state gelosamente conservate e hanno sfidato l'oblio del tempo e l'usura del tempo, ci sono andiamo pervenute a vedere qua. Qualcosa e sono ovviamente strumenti della prima guerra mondiale, sono datati sì, insomma. Sì, innanzitutto ho trovato la sua come dice la sciabola. La sua sciabola, infatti l'Elsa, è identica a quella della foto che lo ritrae ecco, insieme alla moglie. Questo insieme alla moglie? Sì. Ha avuto figli lui? No, perché no. È morto subito dopo il matrimonio. Quindi partì dopo essersi sposato, non fece più ritorno a casa? Si sposò lì perché la moglie era bergamasca, quindi si sposò quando era. Lo vediamo questo, poi con... Qui con abbiamo un grande repertorio fotografico, nonostante i tempi, ecco, fece molte foto ci sono state trasmandate. Era una rarità, vero? Una rarità, infatti, c'è pure un suo ritratto di là nell'altra. L'elmo piumato. L'elmo, che sì. Si usava sì. La sua gavetta con ecco scritto dov'è. Esercito Reggio. E poi. Un manuale di fortificazione. E poi manuali per gli allievi ufficiali. Ma che grado sì. Aveva? E tenente, era, tenente dei bersaglieri. Era già un ufficiale. Sì, sì. E poi diciamo. Le onorificenze che ha ricevuto. Sì. E poi i bottoncini dei polsini, i gemelli, insomma, sì, che sono stati trasmessi. Anche nell'alto uniforme sì, venivano sì. Utilizzati. E questa è l'agendina sempre col foro del proiettile che l'ha ucciso. Ah, quella è l'agendina che custodiva. Sì. E allora dobbiamo dire una cosa a proposito dell'agendina che è stata gelosamente custodita da un mio cugino che si trova a Catanzaro, che vive a Catanzaro e che l'ha generosamente donata qui alla Casa Museale in occasione del centenario della morte, perché in occasione del centenario della morte abbiamo aperto le porte di questa casa con tutti questi cimeli ed è stato anche redatto un libro dal professore Domenico Centorrino che si intitola appunto Nel centenario della morte del tenente Galimi.
Avete capito, amici telespettatori, anche queste piccole, grandi storie fanno una grande Campo Calabro. Ed è l'immagine che vi consegniamo per chiudere questa puntata di oggi. È tutto, a giovedì prossimo. Buona serata. C'è più niente di pensare, ma se non c'è più niente di sperare, ma se non c'è più niente di mangiare, la pitta avanti furno senza sali. Li metti ferri su di riparuni e non potiamo stare più a guardare. Pigliamo le chitarre e li bastoni, facciamo festa qui in dei voli mali. E giovi, 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 e l'acqua li canali, e giù passa il tempo e giù stacimo mali. E giovi, 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 e giove in mina vento, amore in tal lupo e tu amore in. E giovi, 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 e vieni, 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 e giù passa il tempo e giù ne volimo bene. Numa non c'è mai fini, manna gli occhi di guai, più scuri mezzanotte non vene mai. Un povero sciancato di cane muzzicato, un ricco arricchito di tutto è riveruto. Li mura su di pietra sta rubati, li porti chi di cerza su tagliati, li ciarami di rutti sono posati, li trave e li cerruni sono un purruti. Li terri sono nigre e nigre lo carbone, o cinto li faccette in codolizza pu, chiuriti macinato un passato un tema gli. Te una panza chino di uno non lo credi. E giovi, 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 e l'acqua li canali, e giù passa il tempo e giù stacimo male. E giovi, 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 e giove in avento, amore in tal lupo e tu amore te. E giovi, 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 e vieni, 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 e giù passa il tempo e giù mi volimo bene. Di pecore e montuni, li ghiazzi su nuchini, li lupi per la fame scendero alle marine, li terri dei maniali, li ignuri si futtino, a cui alzò la testa, li lupi li scannaro. Viviti vino cullo cannato, viviti vino che è vino dannato, la estante alla ghiazza è cominciata, sana il cuore di questi feriti. E giovi, 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 e l'acqua li canali, e giù passa il tempo e giù staci umani. E giovi, 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 e giove mina vento, amore in tal lupo e tu amore te. E giovi, 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 e vieni, 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 e giù passa il tempo e giù ne volimo bene. E giovi, 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 e l'acqua li canali, e giù passa il tempo e giù staci umani. E giovi, 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 e giove mina vento, amore in tal lupo e tu amore te. E giovi, 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 e vieni, 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 e giù passa il tempo e giù ne volimo bene. E giovi, 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 e giove mina vento, amore in tal lupo e tu amore te. E giovi, 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 e vieni, 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 e giù passa il tempo e giù ne volimo bene. Stilla lucenti tu, stilla lucenti tu, stilla lucenti tu, vi comparisti, stilla lucenti tu, vi comparisti. Che come
mucciasti, che con la raia tu sulla mucciasti. Con la tanta stupè, con la tanta stupè, con la tanta stupè tu mi trasisti, con la tanta stupè tu mi trasisti. Lucori ginda via, lucori ginda via, mi luca ciasti. Lucori ginda via, lucori ginda via, lucori ginda via, mi luca ciasti. Tanuva cilido, tanuva cilido, tanuva cilido, lumentisti, tanuva cilido. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa, e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada pure i piedi che dolino, e l'ucori che si squaglia come gira. Ci sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fabrie, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83. www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. Sulle alture delle colline calabresi, da un attento lavoro di raccolta che unisce tradizione e innovazione, nasce il pregiato olio extravergine d'oliva che il Frantoio Perre fornisce dal 1964. Frutto caratterizzato da un basso valore di acido oleico e dal gusto deciso che lo rende un prodotto scelto in tutto il mondo. Olio Perre, un viaggio per il tuo palato. Contattaci subito per informazioni.